continuing our investigation on the Italian unity and the problems that it created to the Italian people, especially creating emigration, mass emigration from Italy to around the world. Last interview, we had an Italian professor who spoke about the letters that her mother wrote. And today, we have Sebastiano Martelli. He's a professor of Italian literature and dean of humanities at the University of Salerno, Italy. He has written many books on immigration and literary criticism on Italian literature. Today, the conversation will be held in Italian language, so please stay with us. Benvenuto, professore, come sta? Grazie, bene, grazie. A New York è per motivo di lavoro o per altre cose? No, in questa occasione sono qui a New York esclusivamente per un anniversario molto importante, cioè per il Center of Italian Studies, fondato e diretto da Mario Mignone, mio collega ed amico da tantissimi anni, center con cui io ho collaborato e collaboro da diverso tempo per la ricerca scientifica, per iniziative scientifiche, culturali, per la rivista Forum Italicum. Ecco, c'è una collaborazione, diciamo, universitaria e scientifica da tantissimo tempo, e quindi era un'occasione importante per testimoniare, diciamo, non solo questa collaborazione, ma per testimoniare anche la stima da parte mia e da parte di tanti altri amici e colleghi italiani che collaborano con Mario. Volevo augurarle buona fortuna. Lei è stato appena promosso al Dean dei Humanities all'Università di Salerno. È un lavoro importantissimo, credo. Sì, è in corso in Italia una riforma dell'università determinata non soltanto da ragioni finanziarie, come è un po' anche in America, come in Europa in genere, in tutto il mondo, ma anche per altre ragioni, per cui è in corso una trasformazione e anche a livello dei dipartimenti, delle facoltà, per cui anche nella mia università è stata realizzata anche con qualche anticipo rispetto alla riforma in corso, e quindi io sono stato appena eletto dean di del dipartimento di studi umanistici, di Humanities, che comprende circa 100 docenti, quindi una struttura piuttosto importante. Lei avrà molto da fare. È piuttosto, diciamo, complessa da gestire. Nel passato ha scritto molto sulla critica della letteratura italiana, ma anche si è specializzato nella letteratura dell'immigrazione o le immagini che appaiono nella letteratura italiana. Sì, diciamo, io ho iniziato la mia carriera con altri studi sul Rinascimento italiano, in particolare sul Settecento, sull'Illuminismo, in particolare in alcune aree dell'Italia meridionale, dell'Italia del Sud, durante un momento molto importante che è quello del Settecento illuministico europeo. Poi ha scoperto l'emigrazione. Poi a un certo momento ho scoperto questo tema importante. Diciamo, la scoperta è coincisa con i miei primi viaggi negli Stati Uniti. Devo dire anche proprio con questo rapporto con il professor Mignone, con il Center, con la rivista Forum Italia, è stato per me uno degli elementi che mi hanno sollecitato. A noi interessa molto il tema dell'emigrazione. Infatti quest'anno cercheremo di parlare proprio sulla problematica dell'unità italiana che ha creato sul popolo italiano, e l'immigrazione certo fa una di quelle. Però prima che si può parlare dell'immigrazione, vorrei chiedere un riassuntino storico delle motivazioni, le ragioni per cui dopo la riunione d'Italia, invece di riunire gli italiani, li sperdono. Si apre questa immigrazione, questo grande esodo e perdita di non solo di persone, ma anche di sapere, di conoscimenti, eccetera. Come mai è successo questo subito dopo?
l'unità italiana. Sì, ovviamente qui parliamo della grande immigrazione di massa che comincia proprio alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, cioè circa 20 anni dopo l'unità d'Italia, appunto anche poco meno di 20 anni. Le ragioni sono diverse, ma innanzitutto c'è una crisi agraria, c'è una crisi agraria negli anni 70, gli storici hanno dimostrato, appunto hanno studiato questo fenomeno, c'è una grandissima crisi, tant'è vero che l'emigrazione in genere si intende iniziata dal sud Italia, non è vero, cioè nel senso che la storia dimostra che invece le cose stanno diversamente. Sì, la prima emigrazione di massa comincia nelle regioni del nord Italia, sì. In particolare dal Veneto, dal Trentino, poi anche in parte dalla Lombardia. Prima, per esempio, l'emigrazione dei tedeschi che vengono in America, degli irlandesi che vengono in America. Sì. Quindi già c'è questo movimento. Certo. L'Europa è in grande trasformazione anche da un punto di vista demografico, cioè dell'aumento della popolazione, che comporta ovviamente la impossibilità, penso poi alle crisi dell'Irlanda, appunto, per esempio della prima metà dell'Ottocento, la crisi degli anni 40 in Irlanda, che spinge verso il Nord America migliaia, centinaia di migliaia di irlandesi. E questo accade in Italia dopo l'unità perché la trasformazione del paese e anche l'aumento demografico, la crisi agraria degli anni appunto 70, a questo punto lei dice crisi agraria, io sì. La vedo invece come enorme tassazione per quelli che lavorano sulla terra o nella terra. Questo è vero in parte, cioè nel senso è vero comunque che con l'unificazione italiana l'Italia del Sud, che era il regno appunto delle due Sicilie, entra nel meccanismo economico nazionale. Per cui che cosa accade? Che per esempio non c'era il servizio militare obbligatorio, invece adesso c'è, non c'erano certe forme di tassazione e adesso ci sono. E poi tra l'altro l'industria del sud, che poi era anche limitata, a questo punto viene praticamente, perché prima si auto, diciamo, era protetta, esisteva una sorta di protezionismo, a un certo momento entra nel mercato nazionale, nel mercato europeo, a questo punto crolla e a dimostrazione poi che che questa crisi è generale, il fatto che tradizionalmente viene inteso che l'emigrazione riguarda solo il mondo contadino. Anche questo è vero solo in parte, perché qui la letteratura ci aiuta molto a capire questo fenomeno, che in realtà è interessata anche la piccola borghesia agraria, entra in crisi dell'agricoltura meridionale. Forse ancora prima che i contadini. Esatto. Sì, ancora prima, o comunque contestualmente, diciamo, entra in campo, infatti, ecco, e qui ripeto, la letteratura serve molto a capire questi meccanismi anche. Noi andremo nella letteratura fra poco, però certo. Vorrei continuare il fatto delle ragioni. Per esempio, l'unificazione crea dei problemi ed escono gli italiani e vanno all'estero, però dopo la prima e la seconda guerra mondiale succede la stessa cosa. Come mai? Per esempio in Giappone, se si vuole paragonare un'altra nazione simile all'Italia dopo la seconda guerra mondiale, devastata, distrutta, e si è ripresa come si è ripresa l'Italia, però molto più dell'Italia. L'Italia ha perso molti emigranti dopo la seconda guerra mondiale, mentre il Giappone no. E ci sono queste differenze politiche, sociali, antropologiche, come direi, culturali, che causano queste migrazioni che non succede in altre parti. Ma sicuramente il problema, come sempre accade in tutti i fenomeni della storia, cioè la storia pesa, ha il suo peso nelle vicende poi di ordine sociale, economico, il problema il problema dell'Italia è che si porta dietro, per esempio per quanto riguarda l'Italia meridionale, si porta dietro sicuramente un fenomeno di arretratezza che viene da lontano,
Cioè, ecco perché, come io dico ai miei studenti, occorre sempre utilizzare la storia, cioè per poter dare dei giudizi bisogna tener conto della storia, altrimenti non si improvvisano le risposte. Allora, la storia che cosa dimostra? Dimostra che in tutta Europa, nel passaggio fra 700 e inizi dell'Ottocento, si ha una grande trasformazione, cioè si ha la nascita di una borghesia. Vediamo l'Inghilterra, vediamo la Francia, in parte anche l'Italia del Nord, un settore soprattutto Lombardia, Piemonte per qualche verso. Che cosa accade invece nell'Italia meridionale? In gran parte in Italia, ma soprattutto in Italia meridionale. Questa rivoluzione, questo cambio dalla nobiltà alla borghesia non si realizza, cioè nel senso che diciamo la proprietà terriera rimane in gran parte della vecchia nobiltà che vive di rendita fondiaria, come si dice in Italia, cioè non di trasformazione, non di modernizzazione dell'agricoltura, non di modernizzazione economica, ma soltanto della rendita parassitaria di quelle terre. Questa mancata rivoluzione del passaggio tra 700 e 800 ha pesato in maniera fenomenale. Non è lo stesso problema, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale? Sì, è esattamente questo, cioè durante il fascismo, come sappiamo, c'è a un certo momento il blocco dei flussi di emigrazione. Questo comporta che diciamo, si ferma in gran parte l'emigrazione. Nel momento in cui, finita la Seconda Guerra Mondiale, si riaprono diciamo, i flussi migratori sia in direzione del Sud America, sia in direzione del Nord America, poi anche dell'Australia, oltre che dell'Europa, perché poi sappiamo che nel secondo dopoguerra c'è un'emigrazione in Germania, in Svizzera, in Francia, in Belgio, enorme. Oltre che poi dal sud Italia al nord Italia, perché a questo punto non ci sono più impedimenti e continua quella crisi, cioè nel senso che nella seconda guerra, nell'emigrazione ultima ormai è troppo tardi, cioè quella mancata modernizzazione che non c'era stata fra 700 e 800 a un certo momento continua a pesare quando nel secondo dopoguerra si tentano una riforma, la riforma della cassa del mezzogiorno, la riforma agraria, ormai è troppo tardi, cioè nel senso che la gente chiede il cambiamento immediato e a questo punto comincia di nuovo questo flusso enorme di emigrazione. E allora si può dire che il sud Italia è ancora afflitta da questi latifondisti, questi beni terrieri che hanno gente che controlla. Per esempio il brigandaggio fa parte di questa arretratezza, la mafia fa parte di questa arretratezza? Allora, il brigantaggio ovviamente parliamo dell'immediato periodo dopo l'unità, cioè parliamo degli anni 60, diciamo così, del 1800. Il brigantaggio è, io a suo tempo mi sono anche interessato alla letteratura brigantesca perché è un fenomeno importante, un fenomeno anche letterario importante perché si ricollega alla cultura europea, ma il discorso del brigantaggio è legato allo sfascio del regno borbonico, per cui ecco, fuoriusciti dell'esercito e via dicendo, si ritrovano in opposizione al nuovo Stato unitario. A questo si collega poi un brigantaggio sociale, cioè praticamente il problema, volendo sintetizzare, si pensava che Garibaldi non portasse soltanto all'unità d'Italia, a un fatto politico nazionale, ma portasse anche alla distribuzione delle terre. Ecco, questo è il problema. E quello mancò. Che a Garibaldi non interessava, cioè Garibaldi voleva l'unificazione, il suo era un discorso esclusivamente politico, a questo politico nazionale. A questo punto, infatti c'è un famoso film, Bronte, che è tratto da un episodio che avviene in Sicilia, quando appunto i contadini intendono che quello è il momento di chiedere anche le terre. E lì Garibaldi fa intervenire Bixio per fermare tutti, dice no, ma il progetto non è questo, il progetto è di andare avanti e di unificare l'Italia. Il brigantaggio nasce in questo momento di rottura storico, sociale, a questo punto è anche il momento in cui il mondo contadino chiede questo cambiamento anche sociale ed economico che non avviene. E la creazione di questo gruppo criminale della mafia non fa parte di questa nobiltà arretrata, non era nobiltà, era nobiltà che controllava le terre e quindi non permetteva agli altri di poter cambiare
in una politica nazionale, ma rimanere sempre in quello stato medievalistico, no? Ripeto, qui la storia, bisogna, per dare una risposta, bisogna conoscere la storia italiana e la Sicilia, il fenomeno della mafia, che è un fenomeno... Ma anche c'è a Napoli, per esempio, sì, certo, di certo. Altro nome. Questi fenomeni di criminalità organizzata che vengono da lontano, sappiamo che la mafia non è un fenomeno recente o dell'ultimo secolo, esisteva già... diciamo nell'Ottocento, esisteva già anche al momento in cui avviene l'unificazione. Sì. Anche al momento in cui infatti l'unificazione. Io ho letto dei libri che ho dovuto tradurre per motivo di lavoro, in cui danno una spiegazione in cui la mafia in realtà non è questa povera gente che fa i criminali, ma viene originalmente da persone che hanno terre, sì, che certo. Si oppongono all'unificazione italiana e fanno le loro leggi, e allora divengono questi bravos, come dicono gli spagnoli, che vengono e accusano e fanno ammazzare, e quindi diviene un'organizzazione criminale. Ah sì, tant'è vero che poi quando si arriva al secondo dopoguerra, il fenomeno Giuliano, Salvatore Giuliano, è un fenomeno che è legato anche alla situazione politica. Bandito politico. Il discorso non è stato mai chiarito fino in fondo, ma ci sono collegamenti con movimenti politici che tendono o all'autonomia della Sicilia rispetto all'Italia, o comunque tendono ad avere un gioco, diciamo, in quel momento di passaggio verso l'Italia repubblicana, insomma, o del primo tempo dell'Italia repubblicana. E mi dica adesso, passando alla letteratura italiana, in che modo o quali sono le immagini che la letteratura italiana, la grande letteratura se vogliamo, anche la minore, come mostra, come fa vedere questo fenomeno dell'emigrazione italiana durante questo periodo? Io sono arrivato a interessarmi di questo problema sollecitato... quando io iniziai la mia carriera universitaria, il mio maestro mi disse: beh, tu adesso devi scrivere un importante saggio su Ariosto e su Dante. Io dissi: sì, Ariosto e Tasso li studio, li continuerò a studiare e anche a insegnare, ma scriverò credo di altro, perché ero sollecitato da altri interessi. Poi a un certo momento sono stato sollecitato, probabilmente ho cercato di capire anche perché mi sono dedicato molto a questo tema, probabilmente dentro di me c'era un inconscio collegamento con la mia infanzia, con la figura di mio nonno che era venuto in America, tutti e due i nonni miei avevano avuto un'esperienza americana anche particolare, poi erano rientrati in Italia. Mio nonno la prima volta era emigrato a 16 anni in Nord America e probabilmente mi sono portato, ero molto legato a questi due nonni, mi sono portato dietro anche questa motivazione personale. Ma al di là di questa motivazione personale, la scelta è stata perché ho visto che mentre gli storici indagavano molto su questo fenomeno, i miei colleghi letterati trascuravano completamente questo tema. E è nato così, è nata questa scommessa, dico: ma è possibile che in letteratura non si abbia nulla da dire su questo fenomeno? Anche perché generalmente il giudizio qual era, come scrisse una volta lo scrittore italiano Leonardo Sciascia, che la letteratura italiana aveva perso un'occasione nell'interessarsi di questo problema. Io, sollecitato da questo stato delle cose, ho cominciato a lavorare e ho cominciato a vedere che in realtà poi non è del tutto vero che la letteratura italiana non se ne era interessata, soltanto che i grandi scrittori l'avevano in parte trascurata, ma anche i grandi, per esempio Pascoli, De Amicis, Pirandello, poi alla fine qualcosa hanno scritto anche loro. Mi interessava capire in che maniera la letteratura potesse aiutarci anche a leggere questo fenomeno storico, questo grande fenomeno storico. Possibile, dico, che la letteratura non abbia avuto nulla da dire rispetto a un fenomeno che ha portato via più di 20-25 milioni di italiani? C'è stata anche una critica contro la letteratura letteratissima italiana che trascura, certo, la letteratura del popolo. E, se non sbaglio, ci sono un paio di autori che hanno scritto sulla critica, perché
l'Italia, gli italiani non sono, sono stati abbandonati dalla letteratura, ma anche prima che entrassero o lasciassero l'Italia già erano stati abbandonati dal, dal governo, dalla cultura italiana. Il problema è, questo è un discorso molto complesso, nel senso che è noto che la lingua letteraria italiana, la lingua nazionale, è nata come lingua letteraria. Del resto, la storia del nostro paese, noi siamo arrivati all'unità nel 150 anni fa, quando in Europa le grandi monarchie, i grandi stati nazionali, le grandi monarchie nazionali c'erano da secoli, pensiamo alla Spagna, alla Francia, all'Inghilterra. Esisteva però una nazione italiana, cioè parlando di nazione ovviamente intendendo quell'insieme di lingua, cultura, religione, dati etici, dati culturali, tradizioni e via dicendo. Esisteva questa nazione Italia già da, diciamo, dal Medioevo, poi senza contare poi il passato. Però la letteratura, la grande letteratura ha fatto poco, si è occupato poco? Il problema era che era una letteratura, appunto, era una lingua letteraria che viaggiava attraverso, diciamo, la letteratura, che non aveva, non era una lingua parlata, e questo è stato il problema della storia culturale del nostro paese, è stato questo dato di una lingua letteraria che non era una lingua parlata, perché si parlavano i dialetti, come lingua di scambio si usava prima il latino, poi si usava il francese, fino a, diciamo, all'Ottocento, e poi è subentrato l'inglese ovviamente, ma a questo punto il discorso è che, diciamo, tutta quella, lo strato sociale, soprattutto i ceti popolari, sono rimasti estranei rispetto a questa evoluzione della letteratura. E lei nel suo libro ha parlato di De Amicis. Sì. De Amicis o De Amicis? De Amicis. De Amicis. È uno dei primi che ha scritto sull'immigrazione, o perlomeno ne ha parlato. Sì, sì. Beh, bisogna dire che non solo è uno dei primi, ma che il libro suo sull'oceano, che esce nel 1889, è un libro importante, perché lui compie alcuni anni prima, appunto nell'84, compie un viaggio in Sud America su una nave. Questo è l'autore di Cuore. Sì, esatto. Ma l'episodio di Cuore, dagli Appennini alle Ande, che è uno degli episodi del libro Cuore, in realtà è il frutto di questo viaggio. Infatti Cuore esce 2 anni dopo, mentre questo romanzo, che poi è un romanzo particolare perché è un romanzo reportage, diciamo, che esce nel 89, è un libro importantissimo perché, sull'oceano, sì, sull'oceano, perché è il racconto del suo viaggio su una nave che trasporta 1600 emigranti in Sud America, e lui viaggia con questa nave e racconta il mondo dell'immigrazione in questa nave. E lui ha una certa simpatia per questa gente. Sì, cioè, tra l'altro, ecco, questa domanda è importante perché mi consente di toccare una cosa che a me è interessato molto in questi studi che ho fatto, che ho spesso approfondito. Cioè, De Amicis aveva idee socialiste. Nel momento in cui negli anni 80, gli anni 80 sono gli anni importanti nella storia d'Italia per una serie di ragioni culturali, politici, perché diciamo sono gli anni di una espansione.